Tari, ragazzuoli, buongiorno. Siamo sui Monti Lucredili. Oggi è sabato 15 gennaio 2022. Come vi ho detto, siamo sui Monti Lucredili e andiamo a fare il giro del Monte Morra, l'anello del Monte Morra più la grotta di Fra Antò. E sotto, e poi passiamo sotto le pareti del Monte Morra, dove ci sono le famose vie arrampicate, dove c'è la famosa via Zapparoli. E poi andiamo anche all'eremo di... al Conventillo, ora non mi ricordo l'eremo di... come si... Sant'Angelo, ecco, l'eremo di Sant'Angelo, che poi viene meglio conosciuto come il Conventillo. Poi passiamo per la Montagna Spaccata e torniamo a Prato Favale, da dove siamo partiti. Ecco qua. La grotta di Peter Pan sta qua sopra, la devo andare a cercare, ci sono andato una volta e non l'ho trovata. La prossima volta non mi freghi però, eh. Ma poi in culo una volta. No, dico la prossima volta. Molto, faccio vedere. Quella c'è ancora un po' di neve lungo Prato Favale, vedete? Questo è il Monte Morra. Noi giriamo intorno. Sì, qua. Ok, dopo stavamo seguendo il sentiero per il Gennaro, ma a un certo punto dovete girare per andare al Morra, per fare il giro del Morra, qua. Ci siete a fine Malepasso, 882 metri. Dritto, vai al Gennaro, voi girate qui, c'è sta il cartello, vedi? Sella Prato Favale 15-1 di Fonte Caprara e Marcellina l'ora e 20. E da qui ci andiamo a prendere il sentiero che va alla vista sulla vista del Monte Morra e poi a far Conventillo e quelle altre cose. Ok. Scendiamo qua sotto. Oh! Sì, tanto ci vede, ecco lì lo sta. Infatti. Ok ragazzuoli, siamo arrivati a Prato Favale. Eccolo, adesso davanti a noi c'è il Monte Morra. Mo c'è il sole che mi sta accecando, non vedo niente. Ecco, questo è il Monte Morra, adesso cominciamo a fare l'anello intorno al Morra. La parte più bella della giornata è quando arriveremo alle pareti del Monte Morra, sotto le pareti dove sono nati i più grandi arrampicatori romani. I più grandi arrampicatori romani sono passati per le pareti del Morra. Mimosa già sta a ride, quando sta... Oh, visto Mimosa non parli delle pareti arrampicate, ride. Già sta a ride. Ha portato la corda? No, c'ha pure un'imbragatura. C'ha pure un'imbragatura, gli fai a Zapparoli a Mimosa. Oggi ti tocca, Mimo. Sì. Ok, siamo a Prato Favale, a 792 metri, qua. Adesso noi andiamo al Monte Morra, che da 1:10 è la vetta del Monte Morra, Poi riscendiamo dal Monte Morra e andiamo a fare il resto. Conventillo, grotta di Frantò, le pareti, vediamo un po' quello che famo, via. Pure nel Conventillo c'è la catena per scendere, eh? Niente di che, Simonetta è contentissima. C'è una catena, ma guarda che facile! No, vabbè, guarda, sto rallentando sempre di più, vedete, più sto dicendo queste cose, più io... E più subentra la paura. Ok, siamo al bivio, vedete, Monte Morra, da qui la vetta del Morra la dà 40 minuti. Ma Mimosa viene da là sopra, da dove vieni? Oh? Da sotto, dal Morra. Ah, da dove sta venendo? Vabbè, noi stiamo qui. Adesso qui, come dicono gli abruzzesi, rotta per rotta, in cima la vetta del Monte Morra, eh. Puzza da fali fiamme dalla bocca, 40 minuti da qua. Continua la salita verso il Monte Morra. Ognuno si fa il sentiero suo, vedi, uno di qua, uno di qua, uno di là. E poi ci sono loro, le ristoratrici. Eccoci! Queste mangiano sempre, oh. Siamo partiti da un'ora, siete mangiati già un panino e mezzo a testa. E il poke and coffee. Sì, ancora. E mo sul Morra, quando mangiano, vi faccio vedere quello che si sono portati. Qui c'hanno i cosi, i portapranzo che i fettuccini. No, ancora. Sì. Ed eccoci arrivati sulla vetta del Monte Morra, 1036 metri. 1036 metri, Monte Morra. Panorama stupendo dal Monte Morra, guardate. Va. Sì, tutto la pena del Velino Silente, cane, per il Gran Sasso, tutto. Roba. E poi c'è lui, Monte Gennaro. Poi ci sarà io. Poi c'è Carla. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Poi c'è Simonetta, Pino, Mimosa e Attilio. Monte Morra, Gennaro, Cresta degli Asini. Sì, guarda sul Velino quanta neve, guarda pure il Gran Sasso laggiù. E guarda la laga pure.
sopra i 1.800 mi sa che c'è stata lì. Sì, oh yeah. 1.600. Pensa che stava pure qui, stava a 1.036, sì. C'è ancora qualche cosa. C'era la croce qui, l'hanno buttata. Beh, la Trigno, l'ha fatta qualcuno sicuramente, una crociaccia era. Vai, va, monte morto. Eccoci qua sul sentiero 303. Non mi ricordo se era B o D, boh. Avevo letto, ma non mi ricordo. Fidare che comunque è il 303. Sì, vabbè, però c'è sta. Questo porta lì all'inizio della discesa verso le pareti del Morra, il Conventillo e Grotta di Fra Antò. Frantoio, quello che fa l'olio. Sì, Frantoio, quello che fa l'olio. Ok, guardate che panorama. Quello è Sant'Angelo. Questo paese qua non mi ricordo come si chiama questo paesetto? C'ha due nomi, c'ha. Montecelio, bravo, esatto, Montecelio. Ok. Mamma mia, stava ringiovanista, ma... Ok, siamo in località Le Pianate, proprio sopra le pareti del Monte Morra. E siamo venuti a fare un saluto qui. No, questa non è. No, perché ci sono queste croci qui, queste sono, qui sono successi gli incidenti. Aspetta che passo, con i deltaplani, non lo so. Aliante. Con l'aliante. Si è schiantato sotto le rocce qui e qui ci hanno messo le croci, una sta qui. Ernesto. Lì c'è scritto anche un nome, su quell'altra croce c'è scritto Ernesto Roberto. Sarà Ernesto e Roberto. Vedete quello del Monte Gennaro, quello giù sotto lo stradone che risale da cosa, Marco Marcellina dall'alto. Io pensavo che ci fosse, oppure ci sarà sicuramente qua sotto qualche pezzo d'aliante, qualcosa. Vabbè, ma non si può scendere che sta piombante, quindi. Va bene, siamo passati anche qua. Qui ho scritto re... niente, si riesce a 87, si legge a 87. Perfetto, anche qui ci siamo venuti. Quanti anni sono passati? Ah, nel 50 sono caduti? Comunque abbiamo trovato un pezzo dell'aliante, eccolo qua. Sì, vedi, girano così. Quindi sta proprio sotto la croce, eccola lì la croce. Lo mettiamo incastrato così. Sì, fallo incastrato che non casca, sennò se sparisce. Bene, anche questo abbiamo trovato un pezzo, via, sempre sopra Marcellina siamo. Troppo distante dalla rotta. Ok, quindi qui sopra qua, la croce, eccola lì, sta la mimosa. Dopo le croci che avete visto abbiamo abbandonato il sentiero principale e stiamo risalendo. Tutto sopra le pareti arrampicata, siamo a vedere tutte le vie d'uscita delle vie del Monte Morra. C'è un elicottero, ah, non è passato adesso, è un altro, del soccorso, ma se n'è andato, se andava. Vedi, stiamo a costeggiare tutte le pareti. Adesso qui siamo sullo strapiombo. Adesso risaliamo fino a raggiungere le lapidi. Oh, lo so, sto a fare il filmino qui. Siamo all'incrocio 303D, 778 metri. Adesso, dopo noi riprendiamo quel sentiero lì, al ritorno. Adesso andiamo al Conventillo da 40 minuti, alla grotta di Frantò, qui, che si scende sotto le famose pareti del Monte Morra. Da qui iniziano le pareti e da qui si inizia ad arrampicare. Dai! L'ultimo mimosa non senta arrampicare. Regge più, sta a fare i sarti, hai visto? Questa l'ho fatta io. Sì. Ma solo questa ho fatto però io, Qua, sta via qui ho fatto io. Ah, io e Valeria abbiamo fatto sta via qua. Devi fare qua la rampetta alla becca e poi vai subito. Una volta sola, sono l'unica via del Morra che ho fatto, ho pure faticato una cifra, lo dico subito. Ecco Simonetta, la vedete? È un fenomeno, guardate come scende. Yeah. Oh. Siamo sotto le pareti del Morra, eh? Ecco lì, infatti qua sotto le pareti. Ed ecco Carla. Con Mimosa ancora sta nascosta là dietro. Sì. E sta a fare? Sta arrampicata. Sta cercando di scendere. Magari non è più buona e rimane là, guarda. Ah, è scesa, guarda. Ha tagliato quel qualcosa che Ok, prima eravamo sopra a costeggiare le pareti dall'alto, adesso siamo sotto le pareti e andiamo verso la grotta di Frantò. Abbiamo superato
la catena che porta al conventillo e abbiamo cominciato a camminare sotto le pareti. Cioè, non c'è sentiero, però bene o male si cammina, dai. E poi dopo ritorniamo indietro, prendiamo la catena e andiamo al conventillo. Adesso continuiamo a camminare verso la grotta di Fra Anto. Guardate che spettacolo. Attenzione, eh. Oh, a me il waypoint della grotta di Fra Anto mi porta qua. Ma tutto sembra meno che una grotta, il cavolo dei cinghiali sicuro. Non era questa qui una volta, è tutto crollato, potrebbe essere un riparo, potrebbe essere questo. Ma hanno detto che c'è sta un pozzo. Ma qui non vedo pozzi. O se è coperto. Oh, che cavolo ne so. A me il waypoint mi porta qui. Sicuramente non è. Io questo ho trovato. Il vostro fa niente. Andiamo al conventillo. E adesso ce ne andiamo al conventillo. Comunque la grotta di Fra Anto l'abbiamo toppata proprio del tutto. La grotta di Fra Anto a casa lì sul camino Iannetta, sotto il camino Iannetta, che è la via d'arrampicata, ma ho sbagliato proprio. Quindi quello che vedete sul video è sbagliato. Camino degli sotto. Ti stai a divertire? Sì. Stiamo andando al conventillo, questa è la catena che porta giù al conventillo. Se può scendere pure senza, no, famo per farla più bella, per far video più bello. Dai. Ed ecco anche Carla alle prese con la catena. Paura, eh? No. Vanno a Farbafile? Il prossimo anno Farbafile. Se tu arrampichi a marcia indietro, manco te ne accorgi. Guarda tanto, è lunga ancora. Mimo, sei arrivata alla fine, Mimo? Scendi ancora, scendi con l'altro piede, l'altro piede. Ed ecco Simonetta alle prese con la sua prima piccola ferratina. Guarda un saluto alla videocamera. Ride per un menami. Hai detto bene. Oh, Maria, una serciata in testa, Maria. L'altro piede pure, subito, l'altro piede. Eh? Quello sta bene, si regge, dai. Sì, ho detto che c'era la catena. Metti l'altra vicino. Vabbè, ma sta lì è facile. Metti l'altro piede questo qui. Ma sta lì, qua, vai su, vedi dove metti i piedi e tutto. A parte che pure scende. Io scendo senza catena. Senza catene. Brava, lì, lì. Indifferente. Sorvola già. Dai, sei una veterana ormai. Guardami. Fai un saluto. No comment. Ma che culo che sto fa? Da quando sono a cercare la grotta di Fra Anto, che non l'ho trovata. Poi ritorna su dalla catena. Riscendi giù dalla catena. Via qui al conventillo. Ed eccomi arrivato. Ed ecco qui. Ma voi? Vuole un asciugamano, signore? Siete abitanti del conventillo qui, di questa zona, diciamo. Benissimo. Cioè, eremiti? Sì, io sono l'eremita. Eremita. Lui? Era Mida. Quello, il re Mida. Quello che toccava diventava d'oro. Questa è la finestra orografica. Siamo dentro il conventillo. Qui abbiamo i due eremiti di questa zona qui. Fra Carlà. Fra Carlà e Fra Mimosa, ci stanno i sassi in mezzo, fra... Vabbè, vado su. Ci stanno proprio le stronzate, guarda. Vado a vedere che ci sta qua sopra, dai. Vieni, Cheta. Questo è un barcone panoramico. Guardate che spettacolo. Quello adesso è a Zapparoli. Ora va la porta a far vedere da sotto a Zapparoli. Poi da qui si entra. Qui c'è questa scala, aspetta, vediamo di qua, qui c'è una croce dove dovete mettere le cose votive, là, che vedete sta roba là. Qui sopra c'è una scala con un altarino lì sopra che non ci ho proprio da salire, mo, in questo momento, accontentatevi di vederlo da qua, loro stanno qui sotto qui,
Qui sopra c'è un'altra stanza che si passa da fuori. Vabbè? Questo è il conventillo. E questo è il balcone panoramico. Guardate che spettacolo. E quella lì a Zapparoli? Ah, ok, mo arrivo. Ok, ragazzi, ragazzuoli, vi porto a vedere la famosa... Questo è l'altro sentino che sta sopra e va dentro al piano di sopra. Vi porto a vedere la famosa via d'arrampicata, la Zapparoli. Come, nelle mie se n'è andato? Eccolo. Eccolo. Ed ecco la risalita dal conventillo, su per la catena. Su per la catena c'è sta carro avanti che sta a fare i frane proprio, guardala, va. Sta a fare i frane, ha fatto 670 sassi, mica uno. Eccolo qui. Mamma mia, l'età, non c'hai più l'età. Non ho l'età di attaccarmi alle catene, non ho l'età. Dai, stiamo per uscire dalle pareti del Morra. La faticaccia, il fiatone, eh? Fa un callo bestiale, sembra primavera. Ed eccoci qua, fuori dalle pareti del Morra, e adesso ci dirigiamo verso la montagna spaccata per concludere l'anello. Oh, farà cercare la grotta dei Frantò, non l'abbiamo trovata, e con Ventillo siamo stancati una cifra. Mo ci vorrebbe una birra che te sdraia e te lascia qui per terra, capito? E ci assederemo domani. Aspettiamo Pino, va. Eccoci qui, siamo a 825 metri, località I Ghiacci, campo sportivo San Polo dei Cavalieri, quanto da 20 minuti o pure di meno, pareti del Morra 30 minuti, con Ventillo 50, cioè dall'incrocio 40 minuti del Morra, dall'incrocio a qui ci siamo messo più di 20 minuti e qui da 50, i cartelli fanno come gli pare, vabbè. Ok. Sì, infatti il Morra da 40 minuti lo siamo fatti male manco in 20 minuti. Vabbè, loro danno forse un escursionista medio. Sì, infatti. Ed eccoci alla montagna spaccata. Qui a Prati hanno tagliato una montagna per farci una strada che collegava San Polo a Prato Favale. Poi l'hanno lasciata perdere e è morta così. Infatti... Ah, è diventato un sentiero, però la montagna l'hanno spaccato lo stesso. E da lì il nome della montagna spaccata. Ci hanno fatti i muri di Eva. Poi dopo ci hanno ripensato. Ok. Vieni Cheta, vieni. Fatta sta magnata di neve, va. Stiamo cercando una scorciatoia, eh. Cerchiamo una scorciatoia per il Prato Favale. La troviamo, se no torniamo sul sentiero nostro che sta là tanto. E se vi saluto. Vabbè, escursione finita, adesso vi faccio vedere una cosa, dopo vi ringrazio. Abbiamo fatto lo stesso identico percorso. Allora guardate un attimo, lo stesso identico percorso. Guardate a me, pulitissimo, abbastanza pulito. Adesso guardate Carla, come tu mi devi spiegare. Do cazzo sei passato? Ma c'era ne sabbia morte! Oh, ma, non me lasciavano più le ma scarpe! Ma perché per me c'è stato? Tiè, guarda! Guarda! Ma pure mimosa, guarda! Cioè, ci avete lasciato? Cioè, non ve posso lasciare un attimo da solo! Cioè, guarda che cazzo ti combinato! Ma sai che non lo questo è perché fa, perché fa di fuori sentiero! Ecco! Chissà che fai fuori sentiero! Oh, andiamo! Io non so se queste... Io non ne posso lasciare un attimo, se sta carra se la lasci un attimo si perde. Ogni tanto buca qualche sentiero tutto suo, no? Ma vedi che cammina, poi tu ti fermi, aspetti, e da un po' senti, oh, dove state? Ma io studio anche i sentieri. Vabbè, oh,
creo tracce. Se siamo fatti 11 km il Monte Morra con Ventilla, abbiamo provato a cercare Frantò, ma abbiamo sbagliato punto. Comunque abbiamo capito dove stava, sarà per la prossima volta. Sta super cammino Iannetta. E vabbè, con Ventillo, Morra, ho fatto un anello bellissimo, 10 km qualcosa, quasi 5 ore, manco ho visto. Vabbè, sta a marciare, stai. Vabbè, oh, vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma, e abbassa la Lazio. Guarda come sei conciata, guarda. Cioè, mo tu te levi i pantaloni in macchina, eh. Batti i piedi, da. Ma che batti, devi cominciare a correre da qui a Marcellina a piedi.